Buongiorno, nuovo vlogmas. Se non sbaglio, dovrebbe essere il quarto, non il terzo. Ormai non so più neanche cioè, che vlog è, se è il quarto, terzo, vabbè, comunque ve lo scrivo sopra nel titolo. Allora, è quasi luna. In poche parole, cambio look, non sarò più così, come vedete, cioè i miei capelli non saranno più così, ma saranno diversi, perché ho deciso di fare la tinta, cambiare colore. A prescindere che ogni anno, prima di Natale, io faccio sempre il colore, perché dopo la macchina del caffè, dopo un anno mi rompo le scatole a tenere sempre lo stesso colore, per cui ovviamente ho deciso di cambiare colore. Detto questo, farò un castano. Avevo intenzione di fare un castano chiaro, solo che non lo so, perché lo vorrei molto più forte di questo qui che ho. E ho l'appuntamento alle 1:30, è praticamente quasi l'una, sono e 50, e per cui, in poche parole, tra poco vado prima. Vado verso l'uno più o meno, perché ora che trovo parcheggio a Cernobbio ci vuole troppo. Cioè, in senso che non riesce a trovare parcheggio. Non riesce a trovare parcheggio, mica se. Ups, ho detto una parolaccia. Comunque è buio, non si vede niente. Comunque, questa è la piantina che vorrei regalargli alla parrucchiera. No, beh, magari così. È la stella di Natale. È un pensierino e voglio regalargli la stella di Natale, per cui gli porto questa qua alla mia parrucchiera e regali la stella di Natale. E niente, qua ci sono tutti i regali. Si sono aggiunti altri regali, ovviamente. E credo che ho detto tutto. Mi metto vicino alla finestra che c'è il sole. Prima pioveva come non so cosa, adesso è uscito anche il sole. Comunque, riesco a mettervi qua? Se non cade, no, riesco, cioè, mamma mia, che colore mi fa diventare sto. Vabbè, comunque, questo è il colore, cioè il trucco di oggi. E in poche parole, questo vlog sarà un vlog, sì, potrebbe essere sia di Natale che non, perché oggi praticamente starò di sicuro quasi tutto il pomeriggio per farmi i capelli, perché ora che decido il colore, tutto passeranno, calcolate, dall'una fino alle 6 di sicuro, anche perché anche il mio ragazzo deve tagliare i capelli e giustamente in due sarà tutto il pomeriggio, per cui questo è quello che faccio. E vabbè, a fine video vi metterò le clip che dovevo mettere nell'altro video, ma siccome è durato 41 minuti e sono riuscita a dire vabbè, non metto queste clip, le metto nell'altro video, in poche parole. Comunque, vedete a fine video le clip che avevo già fatto nell'altro video, sempre sul Natale. Detto questo, prima di andare voglio parlare velocemente di quello che succederà a gennaio, perché tanto vi farò vedere solo quello che faccio oggi, cioè andare dal parrucchiere, e poi credo che verrò a casa, perché sinceramente i regali li ho già fatti tutti e non devo stare lì e andare in giro perché c'è un puttanaio e ormai tutti vanno a comprare adesso i regali, per cui direi di no. Questo vlog lo vedete lunedì, cioè prima della vigilia e prima delle feste. L'avevo già detto nell'altro video che non farò, lo metterò martedì e giovedì, che sono i giorni festivi, i miei vlog, ma si sposteranno al sabato, dal 28 in poi. Detto questo, in poche parole, che è già 5 minuti che parlo, vi dico in breve, credo che certi lo sanno e certi no, ma voglio spiegarlo in breve quello che succederà a gennaio. In poche parole, YouTube ha deciso che, siccome i bambini guardano i nostri video, eccetera, su YouTube ha deciso di eliminare definitivamente i commenti, per cui dal 1º gennaio non ci saranno più commenti sotto nei video di tutti e voi non potete più, diciamo, interagire con noi. E questa è una cosa bruttissima. Che io mi domando, a me mi passa poi la voglia di guardare un video se poi non posso commentare o scrivere qualcosa a quella persona che ha fatto il video, di cosa ne penso, eccetera. Per questo secondo me è bruttissimo. Questa è la prima cosa che farà YouTube, togliere i commenti. Invece la seconda cosa che farà YouTube praticamente
non vi arriveranno più le notifiche. In poche parole, se io pubblico ad esempio questo video, voi non vedete se io l'ho pubblicato, per cui o andate sul mio canale ogni tanto andate a vedere se ho pubblicato i miei video, oppure magari chi ha dei video fissi come me, ad esempio, che farò martedì, giovedì e sabato su un 3 video a settimana, sempre dalle 2 del pomeriggio, massimo 5 e mezza, verranno pubblicati i miei video. Per cui voi sapete che martedì, giovedì e sabato, dalle 2 o alle 5, ci saranno i miei video sul mio canale. Per cui, in poche parole, sapete che i miei video saranno su nel mio canale se li volete vedere. E per il momento ci saranno queste due cose che ha deciso YouTube: commenti e notifiche. Sinceramente, secondo me, se YouTube inizia a peggiorare come sta facendo adesso, non so se le persone faranno ancora i video, di sicuro. Per cui avrei dei dubbi che poi le persone faranno i video, in poche parole. E queste sono le cose brutte che succederanno. Cioè, per me è brutto perché sennò come faccio a scrivere a voi, mandare i messaggi? Cioè, dovete seguirmi per forza su Instagram e comunicare in privato se il video vi è piaciuto, se non so se c'è qualcosa da dire o altre cose. Questo è in poche parole. E sinceramente, boh, secondo me è brutto. Io la penso così. Non è bello. Doveva fare altre notifiche, secondo me molto meglio che a confronto di togliere i commenti, eccetera, perché tanto i bambini li guarderanno lo stesso questi video. Per cui non so che cosa, perché ha fatto questo. Comunque, detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate sotto in questo video, che per il momento ci sono i commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. E credo che c'è un vicino che mi sta guardando male dalla finestra, per cui è meglio che mi sposto da un'altra parte, perché se no mi guarda male come per dire: ma cosa sta facendo quella lì? Parla da sola col telefono. Comunque, detto questo, vediamo se riesco a mettere. No. Detto questo, 10 minuti è già un po' troppo. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questa cosa che fa YouTube. Mi raccomando, io la sigla la metto quasi sempre, tranne quando faccio i vlog. Sapete che i video saranno martedì, giovedì e sabato, sempre allo stesso orario. Se per caso non riuscirò a metterlo alle 2, saranno le 5. Per cui io già ho avvisato per quelli che mi seguono da tanto, per quelli che mi seguono, guardano i miei video perché piacciono, eccetera. Detto questo, mi va via anche la voce perché sto parlando troppo ed è anche già tardi, per cui adesso vado. Non riprendo che sono in macchina perché queste cose non si fanno. L'ho fatto una volta e diciamo che non è bello riprendere intanto che tu guidi in macchina, perché se succede qualcosa poi sono cazzi. Per cui in poche parole preferisco non riprendere quando guido. Per cui ci vediamo là, alla parrucchiera. E basta, ho già detto anche troppo. Iniziamo questo vlog. Vediamo come sarà. Non lo so. Comunque questa era la notizia che volevo avvisare per quelli che mi seguono, per quelli che sono iscritti al mio canale, eccetera. Anche quelli che non sono iscritti al mio canale ma guardano i miei video. Questo volevo avvisare. Detto questo, ci vediamo dalla parrucchiera perché è già tardi. È l'una, non so se si vede. Sì, è l'una, per cui vado, vado, vado. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin.
Allora, sono tornata a casa. Il colore e il look ve lo faccio vedere stasera dopo mangiato. Volevo farvi vedere cosa ho preso dalla mia parrucchiera e in più cosa mi ha regalato. Questo è il sacchetto. Voglio fare con te ciò che la primavera fa ai ciliegi. La marca è questa, Jurveda, non so più o meno come si pronuncia. Comunque questo è il sacchetto e dentro c'è, ho preso questo qua, fase nutriente, che dovrebbe essere uno shampoo, se non mi sbaglio. Sì, questo è uno shampoo, 150 ml. Dovrebbe, se non sbaglio, l'ho pagato 20 euro. Dopo vi dico il prezzo. Poi ho comprato questo. Sempre perché questo è il mio balsamo preferito. Di 5 elementi, 250 ml. Ho preso quello piccolo, ma poi prenderò quello da 1 kg. Perché mi sono trovata bene e i capelli me li lascia morbidi e leggeri e secondo me è il migliore questo qua, per cui finalmente ho il mio shampoo, ho il mio balsamo preferito. Invece questo lo devo provare e vedrò se mi trovo bene, comprerò anche questo, se no prenderò solo questo. Questo è costato 20 euro, anche questo qui. Invece lei mi ha regalato questo. Sia a me che al mio ragazzo è un olio di argan, burro di karité. Praticamente lo puoi usare sia sui capelli che sul corpo. Una fase lavante rigenerante, praticamente 250 ml. E praticamente fa da tutti e due, praticamente coppia. Capelli e corpo, per cui questo qui lo proveremo e poi vediamo. E comunque questo ce l'ha regalato per Natale e poi per Natale mi ha regalato questo da 75 ml che lo devo provare. È una fase lavante e calmante praticamente. E cioè praticamente o lo metti insieme a quelli o lo metti da solo, più o meno. Poi un'altra cosa, questo è un altro regalo che ci ha fatto, questo qui di 30 ml. Allora, olio di argan, succo di aloe, estratto di carota eccetera. È praticamente per capelli, che però non mi ricordo cosa avevo detto, però vabbè, c'è scritto tutto qua. È sempre anche per i capelli, anche questo. E praticamente questo e questo ce l'ha regalati, che alla fine le uso solo io, però questi tre prodotti me li ha regalati per Natale e invece questi due li ho provati, cioè li ho comprati io. In totale dovrebbe essere 40 euro questi due. Adesso vi faccio vedere il foglio. Comunque questo è quello che ci ha dato. Aspettate che vi faccio vedere il foglio. Allora, la tinta l'ho pagata 25 euro. Il colore che ho fatto l'ho pagato 25 euro, poi 20 euro il taglio e 20 euro il taglio che ha fatto il mio ragazzo. In più, i due, un balsamo e uno shampoo, tutto a 20, 20 euro, 20 euro. In totale 105 euro ho speso, per cui praticamente ho speso in totale 105 euro dalla parrucchiera perché ho preso gli shampoo e il balsamo. Se non prendevo quelli,
ovviamente pagavo di meno e in più la tinta, però già 25 euro la tinta è già ottimo perché la tinta è naturale e praticamente come tinta bio in poche parole ed è naturale. Comunque niente, questo è il risultato. Dopo vi farò vedere il colore e i capelli come sono. Allora, sono le 8. Ovviamente sto preparando per me perché sono a casa da sola. E siccome non c'è niente nel frigo, e giustamente prima delle feste meglio non esagerare per mangiare, siccome sono ancora a dieta, mangerei gli spinaci. Sto facendo gli spinaci, per cui mangio questi spinaci qua le uova sode. Faccio le uova sode e ci metto la maionese sopra. Ok, che la maionese, diciamo, non va bene perché fa ingrassare. E secondo me anche la mozzarella, però la mozzarella la metto dentro gli spinaci perché a me piace e ovviamente vorrei mangiare la mozzarella dentro gli spinaci, con gli spinaci e le uova sode, per cui questa è la mia cena praticamente. E, bene, è caduto. Coso, tanto per cambiare, comunque ci metto un po' d'olio, che poi ne metto ancora. Questa qui di Carly è troppo figa. E niente, ci metto un po' di olio, lo giro ancora un po', faccio asciugare l'acqua, ho messo l'acqua perché ora che si facevano ci vuole un po'. Poi aspetto che si asciuga un po', metto la mozzarella e aspetto che le uova sono cotte. Comunque niente, non so, ovviamente farmi vedere che metto sui piatti, eccetera. Anche perché questo è un vlog, non è una ricetta. Detto questo, dopo mangiato vi faccio vedere il look nuovo di quello che ho combinato. Comunque ve lo faccio vedere dopo. Adesso mangio. A parte fa l'acqua già così, poi sono cotte. Mettere la mozzarella prima che si sfoglia, ne metto una, tanto basta. Così, perché tanto la verdura a me riempie subito, per cui dopo aver mangiato gli spinaci con la mozzarella sarei già piena. Anche se alla sera le uova sinceramente mi stanno sempre su e sono pesanti secondo me, meglio al pomeriggio, però siccome avevo questi mi faccio questi qua. E niente, mi faccio questi. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, volevo farvi vedere il cambio look. Ovviamente vi metterò le foto del prima e del dopo perché mi sono dimenticata di fare la clip sui capelli come ce l'avevo prima. Vabbè, dettagli. Per cui vi farò vedere il prima e il dopo come sono i capelli. I capelli praticamente sono così, non ho fatto conciature come chissà cosa, anche perché ora della vigilia ce ne vuole, per cui è inutile che facevo qualcosina. Allora li ho fatti lisci, ho
ho tagliato i capelli, arrivano fino a qui. Questo è il colore. Non so se si vede, ovviamente non si vede perché è buio, ormai sono quasi le 8:30. Sì, dovrebbero essere le 8:30. Io sto morendo di caldo, infatti sono rossa. C'ho il trucco tutto colato da stamattina. Per cui questo è il risultato. Praticamente il colore si chiama castano d'avena, più o meno, si chiama così il colore, perché hanno un nome e ovviamente il mio colore si chiama così. Ed è fatto così, è un castano leggermente scuro, non tanto, ma poco. Ovviamente non si capisce adesso perché c'è la luce, è buio e non è, diciamo, la luce naturale, però vi metterò la foto. Vi metterò la foto, è mio fratello, vi metterò la foto di come sono adesso i capelli, perché credo che il video dei capelli, cioè il video, mi vedete ancora il 31 dicembre, cioè a Capodanno farò il vlog, che è il quarto. Questo è il terzo e comunque vi farò vedere meglio i capelli sul quarto vlog, che ovviamente registrerò a Capodanno e voi l'ultimo vlog lo vedete il 2 di gennaio, prima che io parto, in poche parole. Comunque niente, questi sono i capelli, sono venuti così, questo è il colore. Fatemi sapere come sto e fatemi sapere se vi piace, più o meno. Sono rossa. Detto questo, prima che parlo troppo, stasera non so cosa fare, semmai mi guarderò i vostri video, di quelli che ovviamente hanno il canale, di quelli che seguo. Sarò un po' su YouTube, semmai guardo un po' di tele, non lo so, vediamo. Per cui niente, vi voglio fare gli auguri di Buon Natale prima, perché questo video lo vedete prima della vigilia e poi ci vedremo a Capodanno. Per cui niente, prima di ripetere sempre le stesse cose e di parlare fin troppo, già mio fratello sta facendo un casino alla Madonna, io vi saluto qui, vi auguro, cioè, tanti auguri di Buon Natale, gli auguri di Buon Anno ve le farò il giorno del 31, ma ve le faccio anche adesso, per cui auguri di Buon Natale e di Buon Anno. Anche da parte dei miei quattro conigli e da parte di Candy. Se volete vedere le foto naturali, proprio giuste, andatemi a seguire su Instagram, che lì ovviamente metterò tutte le cose che qua non metto su YouTube. E in più vedete, diciamo, la partenza e che cosa sto facendo in Thailandia. Per cui se siete curiosi o curiose che dite vabbè, voglio vedere il posto, voglio vedere dove sei di preciso, andate a seguirmi su Instagram, che ovviamente ci sarà sempre sotto in tutti i video e credo qua, non lo so. Per cui niente, vi saluto, buone feste, mi raccomando non mangiate troppo e niente, auguri ancora, ovviamente il vlog continua. Vi metterò, come ho detto all'inizio del video, le ultime tre clip che ho fatto e giustamente non ho messo nell'altro vlog. Ah, a proposito, dalla parrucchiera sono stata fino alle 5. Siamo usciti, abbiamo fatto un giretto a Cernobbio, dove avete visto le luci di Natale, e questo è per cui, per farvi capire che ho fatto, sono stata dalla parrucchiera praticamente un pomeriggio intero. Detto questo,
Sì, ho già detto anche fin troppo, è già troppo. Ci vediamo al prossimo vlog, cioè allora, voi lo vedete il 2 di gennaio, cioè l'anno nuovo. Questo non è proprio l'ultimo vlog di quest'anno. Ce ne sono altri due, se non mi sbaglio. Se non mi sto confondendo, sì. Dovrebbe essere così. Vabbè, comunque, niente. Ci vediamo al prossimo vlog. Perché? Sì, al prossimo vlog, ma però questo vlog continua lo stesso. Per cui, niente. Voi vedete spero che non è durato tanto questo vlog. Come sempre. Ciao!